Seconda parte di Punto Football Club, amici di Punto TV. Parlavamo del Bari, nella prima parte abbiamo visto le perle di João Silva, ma anche di Cristian Galano. Vi avevo promesso che avremmo rivisto anche le perle di un grande del passato, ma anche del futuro del Bari, Ciccio Caputo. E allora prego la regia di mostrarci tutti i gol dell'uomo di Altamura. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Check it out the wall. Ain't got no side to side, side to side. God's alive. Show the world where you're from, show them where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. One, love, life. Yeah.
Che gol, che piedi, che tecnica Ciccio Caputo. Peccato non averla avuto quest'anno, un uomo da doppia cifra garantita. Chissà, saremmo andati ancora più lontano, e più lontano significava quella parolina magica, ma tant'è, dopo la sosta forzata rientrerà a disposizione del Bari, e che non sia proprio lui l'uomo nuovo che potrebbe portare il Bari in alto. Infatti questo revival di gol mi sembra che nelle nostre speranze, o nelle speranze tue che hai scelto la selection, alluda a quello che ci aspettiamo quest'anno da Caputo. Insomma, certo. Si sarà anche un po' riposato pure. Parecchio, un po' troppo. Capito? Lui avrebbe preferito essere in campo, però è andata come è andata, inutile rimbangare il passato. E poi è sempre bello avere uno della nostra terra. Terra. Dai, e dai. Lui è un barese. Poi non dire che Altamura è, no, senza offese per nessuno, la mia città minore preferita. È una città bellissima Altamura. E allora, la musica di sottofondo dei gol di Ciccio Caputo, quella musica mossa, quel samba, mi ha messo così movimento nel corpo, e mi riporta subito al mondiale brasiliano, appunto. Perché? Perché dopo qualche giorno di pausa per le nazionali superstiti, oggi ritorna il grande calcio in Brasile con due gare dei quarti di finale meravigliose, incredibili, due sfide eccezionali. La prima alle 18, un derby europeo tra Francia e Germania, poi alle 22 un altro derby, questa volta sudamericano, tra Brasile e Colombia, la sorprendente Colombia. Domani invece due sfide incrociate, Europa-Sud America, con Olanda, ai noi, Costa Rica, e poi l'altra sfida, il grande match tra l'Argentina e il sorprendente Belgio, che ha impressionato tutti proprio nell'ottavo di finale con gli Stati Uniti. E allora, Enzo, che partite saranno quelle di oggi secondo te? Partiamo naturalmente dal derby del vecchio continente, Francia-Germania. Vogliamo azzardare coltello fra i denti? caro mio, perché i sudamericani ci sanno fare anche col coltello fra i denti. Però io mi sono fatto ormai un'idea rassegnata: il calcio è ormai uguale in tutto il mondo, si gioca qualunque tipo di scuola calcistica continentale, somiglia all'altra sul campo, vedi le stesse, non ci sono più le scuole di una volta, dici. Il calcio sudamericano di una volta era fantasia, era spettacolo, era anche, come dire, colpevole disattenzione difensiva, ai gol che fanno gli altri, capito? Era tutto questo, ed era dunque molto incerto, molto poco programmato, molto poco basato sugli uomini, sui grandi campioni. Meno tatticismo, sì, senza taticismo. Adesso invece è tutto così. Questo può dipendere anche dal fatto che moltissimi dei calciatori, non solo tutti, sudamericani, giocano, no? Tutti, prevengo, quindi... tutti. Io quando ho visto la prima partita del Brasile, con tutti con quei Croazia. Giocatori che, visti, contati, controllati a uno, e giocano tutti in Europa, e in che quali grandi squadre europee, dico, ma allora questi sanno quella famosa storia della fantasia, della spettacolarità, è stata soppiantata dal fatto che le squadre brasiliane hanno imparato a giocare all'europea. È vero. E hanno ripreso il sopravvento perché lo stavano perdendo. Va bene, c'è il catenaccio nostro, è meglio non parlare, ma voglio dire, le squadre sudamericane non sono più sudamericane, sono europee, anche questo. Sudeuropeone, possiamo dire. Sì, beh, certo. Anche questo è un dannato effetto della globalizzazione. È certo, è così. Intanto però abbiamo visto le formazioni, pregherei la regia di riproporre quella di Francia-Germania. C'è Deschamps che dice loro favoriti, noi affamati, perché dice Deschamps la mia Francia è giovane, ambiziosa, vuole riscrivere la storia, e sembra che ci sia un problema medico, clinico per la Germania, con ben 7 giocatori ancora alle prese con antibiotici per un virus misterioso, probabilmente legato anche agli sbalzi di temperatura
potrebbe essere una Germania notoriamente rocciosa, ostica, un po' più deboluccia al cospetto della Francia, che sarebbe pure un outsider, viste no, le premesse. No. Dal punto di vista di squadra, puro e semplice concetto di squadra, credo che sia superiore forse a tutte le altre. La Germania, forse. Certo. La faccenda è che la Germania ha un signor supercannoniere che appena vede la palla, quella obbedisce e va in porta. Sì. La Francia sta aspettando solamente il pur pregevole gesto, che abbiamo visto l'altro giorno, uno di quelli, insomma, di Pogba, certo, che non è nemmeno un attaccante. Ma anche il Müller della situazione, insomma, quello vuoi dire. Vediamo fra un attimo anche le formazioni. Ci tenevo a un notavo, proprio riguardando il tabellone dei mondiali, che naturalmente in caso di vittoria di Brasile contro la Colombia, per ipotesi di Germania contro la Francia, già Brasile e Germania sarebbe una semifinale coi fiocchi. Così come domani, se l'Olanda dovesse prevalere sul Costa Rica e l'Argentina avere la meglio sul Belgio, anche Olanda-Argentina, altra semifinale. Là sono botte coi fiocchi, da orbie. Olanda-Argentina che riporta, no, indietro nel tempo, e corsi e ricorsi storici. La cosa che notavo è che delle 8 squadre che sono arrivate ai quarti, queste 8 squadre sono tutte quelle che hanno chiuso al primo posto il loro giro. Esattamente. Cioè non ci sono le seconde classificate. Sembra un rispetto dei valori proprio. È quello, siccome si è parlato anche molto di un mondiale rabberciato, senza le grandi, dopo l'uscita della Spagna, dopo l'uscita dell'Italia, ci sono state eliminazioni eccellenti, l'Inghilterra, e invece i valori sul campo, perlomeno, perché certo il Costa Rica, il Belgio restano, no, degli outsider, vedremo se riusciranno naturalmente a proseguire questo loro sogno. Ma scusa, meglio che passi una però Costa Rica e non una Spagna prime, che viveva di rendita. Ah beh, certo. La rendita è una cosa assurda. Però siamo tornati a casa anche noi, questo è il problema. Ma noi siamo stati messi fuorviati dalla certezza di essere qualcuno, da quella vittoria sull'Inghilterra. Dici? Stava peggio drogato, di noi. Ha drogato un po' il cervello. Stava peggio di noi l'Inghilterra. E noi credevamo di aver battuto chissà. Tu volevi dire qualcosa su Prandelli? Perché Prandelli non è rimasto fermo, pare. Ma scusate, io su Prandelli anche di questo non mi meraviglio. O meglio, riesco a darmi una spiegazione. Io ho la sensazione che Prandelli abbia detto sì ad andarsene, in particolare a una squadra aggressiva anche dal punto di vista societario, oltre che del pubblico e della squadra stessa, al Galatasaray. Sì. Io penso che, indipendentemente appunto dove da questa scorso, scelta precisa, c'era Mancini, Prandelli l'abbia presa la decisione di andarsene, tout court, andarsene, un po' forse disgustato dal nostro vivere il calcio in Italia, dal nostro modo di vivere il calcio in Italia. Diceva, ho letto l'altro giorno su un giornale, frase pronunciata dall'ex pizzaiolo di Amsterdam, che adesso fa il grande procuratore di Ibra, sì, di Pogba, eccetera, il quale ha detto il calcio è finito. Se l'avessi incontrato per strada mentre diceva questo, avrei fatto puff, tu devi dire così, tu hai fatto finire il calcio. Il calcio è finito, quello che gira intorno a noi, non dentro di noi, caro Beppe, non dentro di noi. E meno male che c'è ancora questo dentro di noi, dentro di una parte la più qualificata anche del pubblico. È così, è così. A proposito di pubblico, ricordiamolo allora che domani il Bari giocherà questa bellissima amichevole, il Bari, le vecchie glorie del Bari, Gio Paolo e tanti a Cobra Tovaliere e tanti altri sfideranno la nazionale dei parlamentari. Oggi invece alle 18 Germania Francia, alle 22 Brasile Colombia, i primi due quarti di finale che designeranno le prime due squadre che poi si affronteranno in semifinale. Peccato, giusto per concludere, non voglio polemizzare anche perché tu sei un vecchio uomo Rai, peccato però che una partita come Francia-Germania non sarà trasmessa proprio da mamma Rai, ma potranno gustarsela soltanto i privilegiati che hanno l'abbonamento con Sky. Un peccato.
Un peccato che la Rai sia finita così, vuoi dire in pratica. Non cioè so, senza, però... senza avere la possibilità di competere con questi colossi tipo Sky. Eh beh sì, perché insomma Brasile e Colombia va benissimo, però Francia-Germania è una partita che meritava di essere mandata in diretta sulle reti nazionali. Va bene, non andiamo oltre, dobbiamo chiudere questa puntata di Punto Football Club. Io vi ringrazio di essere stati con noi e ci rivediamo la prossima settimana. Arrivederci.